Eccoci qua con Stefano Riccomi, consigliere regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Stefano, con te affrontiamo un po' il discorso, credo siano anche novità importanti sulle rappresentative, no? So che in settimana scorsa avete preso alcune decisioni come consiglio, no? Sì. Si riparte. Si riparte. L'altra settimana abbiamo fatto la riunione dei responsabili delle rappresentative insieme al presidente Mangini e abbiamo fatto un po' il punto della situazione, abbiamo stabilito le date di ripartenza per i raduni e si è parlato anche di rappresentative provinciali. Ecco, allora andiamo per ordine. Le rappresentative regionali, allora i commissari tecnici sono rimasti gli stessi, sia juniores, allievi e giovanissimi. Sì, sono stati riconfermati tutti e tre. Ridiciamoli. Gatti per gli juniores e Mannelli per gli allievi, Stefano Mannelli, Marco Teglia per i giovanissimi. Ecco, e anche voi come consiglieri, sempre Tralci e te che seguirai. Sì, e la Saturni per quanto riguarda il calcio femminile. Perfetto. Senti, quando partirete un po'? Tanto so che tanto siete già sui campi a controllare, a vedere. Sì, gli allenatori sono già dai tornei sui campi a vedere i ragazzi. Noi partiamo con le convocazioni i primi di dicembre, l'abbiamo stabilito perché anche a livello nazionale l'indirizzo è quello lì, i primi di dicembre, anche perché quest'anno, specialmente i campionati d'elite, ci sono delle infrasettimanali, non vogliamo sicuramente creare dei problemi alle nostre società. Senti, e non si sa ancora dove si faranno queste poi finali, certo. Che mancano da 3 anni, no? Diciamolo. Sì, mancano da 3 anni, per 2 anni dovevano essere a Bolzano e naturalmente Bolzano non si è riproposta, forse il Piemonte, ma alto, per ora non è stato stabilito niente a questi livelli. La Toscana non ci pensa neanche a questa cosa, no, perché la è troppo, spieghiamolo. Per quest'anno no, sicuramente. Però c'è un'idea. Un altro anno siamo in prospetto di candidarsi per prendere questa finale. È una notizia, Stefano. Questa è una notizia. Senti, ecco, e come un'altra notizia importante, mi hai anticipato e l'hai accennato prima, state ripensando anche a ritornare a effettuare le rappresentative provinciali che molti chiedevano. Sì, naturalmente aspetteremo gennaio per questa cosa qui, faremo un torneo forse in maniera un pochino ridotta, ma non ridotta, come si faceva una volta, ma a triangolari magari. Bravo, a triangolari, ma sicuramente una cosa importante per le società e sicuramente anche per i comitati, perché era un pochino il divertimento delle persone dentro il comitato. Mancano un po', no? Il torneo dedicato a Marco Orlandi, grandissima persona. Perfetto Stefano, allora aspettiamo con attenzione, vi seguiremo come sempre con le convocazioni e poi mano a mano che inizierete il vostro percorso. Va bene, grazie Gino, come sempre.